Pietro, tu sei uno degli organizzatori, raccontaci un poco quali sono gli eventi previsti nell'ambito di questa manifestazione. Gli eventi individuati da me per iniziare a fare qualcosa di nuovo sulla zona è l'educazione stradale per i ragazzi, perché ho dei bambini e ritengo giusto una cosa del genere. Diamo la possibilità ai diversamente abili di stare con noi una giornata, di attrezzare una vettura appositamente per loro e di dedicarci tutto il tempo possibile a loro. In un corso di queste tre serate sarà degustata una pizza, ci sarà musica popolare per cercare di unire la famiglia in generale e farla divertire tutta insieme. La pista sarà stabilita su 14.000 metri quadri di terreno, qua in zona Scigliatura, e ci saranno 4.000 metri di terreni dedicati all'educazione stradale, musica e degustazione dei prodotti della zona. Tutto questo è nato un progetto innovativo e creativo, tutto da me e realizzato tutto da me. Stiamo proponendo questa sera questa manifestazione Rombue per dare spazio a tutti i motori esistenti al mondo, dall'elettrico al meccanico. Vorremmo portare a conoscenza anche la nostra zona, i nostri prodotti, di fare in modo che questi tre giorni il paese sarà girato un po' tutto a tutti i modi. Io auguro che tutti che vengono si divertano come mi sto divertendo io. Ricordiamo i giorni della manifestazione. 5, 6 e 7 settembre. Pietro, quindi diamo un buon motivo per venire a questa manifestazione. Buon motivo perché diamo un'educazione e cerchiamo di unire la famiglia, che si deve venire a divertire, nient'altro. Divertirsi in tutti i modi, diamo le possibilità generali per fare in modo che sia la donna, il bambino e l'uomo sarà completamente a disposizione da parte nostra tutto quello che possiamo dare. E non se ne devono dare lamentere, lamentere non ne devono esistere, ne devono divertire. E io sarò il primo a fare questo che esiste. Anche l'associazione Magic Day parteciperà all'evento che si terrà qui ad Albanella a settembre, quindi Rombue. Voi di cosa vi occupate? Noi in realtà realizziamo progetti per abituare i bambini a rispettare il codice della strada. Abbiamo capito che per i bambini è molto più semplice associare alla parte teorica, che è quella che viene anche insegnata nelle diverse scuole, una parte di tipo ludico. In pratica noi realizziamo una lezione teorica alla quale segue poi una lezione pratica su un circuito di nostra realizzazione con i mezzi che abbiamo messo a disposizione, abbiamo ideato appositamente per l'evento. E qui c'è un mezzo che è una piccola Jeep, quindi ci spieghi come funziona? In realtà è un'auto, una vettura a tutti gli effetti, che viene affidata, giustamente depotenziata, ai bambini, che possono percorrere il circuito che abbiamo realizzato nel rispetto di tutti i segnali stradali di cui abbiamo parlato prima. Quindi c'è l'area di parcheggio, il punto di sosta, c'è il punto di partenza per immissione nella corsia. Tutto sotto l'occhio dei responsabili di sicurezza, che sono comunque sempre vicini ai bambini e ne garantiscono la sicurezza sia nell'abitacolo dell'autovettura che nell'interscambio, poiché sono presenti sul circuito più numeri di queste autovetture.